Senti, premiamo un tasto. Signori, c'è una barca, c'è dell'acquetta e c'è un Cosi 96 che sta per iniziare. 2 The Last of Us 2. 2. Allora, pochissime chiacchiere. Giusto due cose in croce. Cosa so di The Last of Us 2? Beh, ovviamente se sapessi qualcosa di spoiler non ve lo direi, tranquilli. Anche se ripeto, io penso di essere l'unico che non sa niente qui. Siete voi che sapete e volete vedere io che scopro. Ma vabbè. The thing is che so soltanto le cose di circostanza che non c'entrano niente con la trama del gioco. Ovvero, vabbè, in realtà il gameplay degli E3 li ho visti, il primo gameplay delle E3 l'ho visto. E infatti sono molto curioso se giocheremo quella parte lì o meno. Perché per chi non l'avesse visto, vi dico solo che c'è una sezione narrativa di un ballo con dei personaggi nuovi che vengono presentati. Quindi si vede quella scena, quindi appunto mi chiedo se è all'inizio del gioco, se è molto avanti. Io dubito sia molto avanti perché li conosco, come conosco il marketing in questo senso, cioè sono bravi ultimamente. Le cose che ti mostrano sono tipo la base base, che uno dice oddio super spoiler, e in parte sì, però sotto sotto in realtà è tipo l'inizio inizio, e se ti mostrano quello è perché hanno un bel po' di ciccia da mostrarti in più oltre a quello. E altra cosa che so appunto sono i premi che ha vinto un sacco di premi, tipo tutti i Game Awards ha vinto, tranne il gioco indie, chissà perché. E per fortuna, ma davvero per fortuna, non so minimamente legato a cosa, ma so che questo gioco ha scatenato molte controversie nel web. Ma grazie a Dio non so riguardo a quell'argomento, ok? Quindi tra la curiosità sincera di voler provare questo titolo, data la sua, a quanto pare, oggettiva qualità su tanti frangenti, sia, anche se ovviamente ha vinto quei premi non soltanto perché in parte alcuni se li merita, ma perché è il gioco che non ce n'è altri nel 2020, no? Cioè quali altri titoli potevano, ecco, è stato un anno un po' così di transizione, appunto. E sono curioso di scoprire perché la gente ce l'ha così tanto con questo gioco. Ho maneggiato per un bel po' nelle opzioni, quindi ho tutto settato già come voglio, non vi faccio perdere altro tempo. Si va proprio così. Jumpscare. I don't know what happened. I was supposed to take her to the fireflies and walk away. You go halfway across the country with someone. She needed her immunity to mean something. Maybe I was starting to buy into that old cure business. Maybe I just wanted to do right by her. And then we made it. We found the firefly. Because of her, they were actually going to make a cure. It's
proprio scene nuove di quello che è successo. The only catch. It would kill her. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing? I won't let you take her. This is our future. Think of all the lives we'll save. Wow. Wow. Jesus Christ, Joel. What do you do? I saved her. No, erano bruciati vivi loro. Come on, baby girl. I got you. I got you. Cover the exit. Don't let him get away. Shit. What does Ellie know? I told her they just ran some tests. I told her her immunity meant nothing. And she believed you? Didn't say otherwise. We should head back. Comunque per un attimo ho pensato che ci facessero tipo rigiocare la parte con lui che la porta via. Mamma mia. È incredibile come questo gioco sia più recente ed è tre volte più fluido. Ok che era una cutscene, però... Già qua l'erba si vede che è da... che render, quindi... No, si blocca la telecamera. Accidentaccio. Immagino anche dall'altro lato. Sai che devo uscire, eh? Sì, devo uscire. Usciamo. Sono a metà strada. Sono a metà strada. Puoi girarti. Ok, ora mi sei sbloccato. Volevo vederlo. Scusate, c'è... Ok, scorciatoia con i due tasti. Perfetto. Lo so. Scusate. Ma lo voglio fare subito così poi non ci pensiamo più. È assurdo perché questo gioco qua è strano. C'ha tipo i guanciotti. E invece il Joel che abbiamo visto nel flashback, oddio, scusa, nel flashback era spiccicato all'originale, sebbene era chiaro che avessero rifatto, o forse hanno preso i modelli e li hanno ricurati per bene, hanno fatto tipo la remaster dei modelli. Wow. E... Perché sì, erano uguali.
Ok, andiamo. Zero concentrazione, cioè full concentrazione. Ovviamente qua mi piace subito il fatto che ti mettano a cavallo. Teoricamente no, per insegnarti che... sta per arrivare uno shot bellissimo, vero? Per insegnarti per ora a muovere telecamera e movimento. Non devi fare nessun'altra azione. Ok, la corsa. Guarda te, guarda te. Mi sto giocando su PS4 normale. Immaginatevi su PS5 con uno OLED. Svengo, svengo. Questa quindi era la cittadina che abbiamo visto nell'uno, no? Dove Tommy ci diceva di stare... di andare. Quindi se ne sono andate lì. Col cavallo si era incantato. Vabbè, non commento. Diner di Jester Dexter. Giuro, mi si era sbloccato all'improvviso l'analogico, non so perché. Di là cosa c'è? Ah, un buco. Ok. Ti giustificano in due modi diversi. Perché non puoi andare a destra e a sinistra. Lui è a sinistra per farci spazio a destra. Diamogli ascolto. It's okay, I got him. You go on. You sure? Yeah. All
About what we were talking about earlier. I can't say I'd have done different. I'll take it to the grave if I have to. I'll see you later, Tom. Allora, intanto ha detto non posso dire che avrei potuto fare diversamente, che è diverso da dire io non avrei fatto diversamente. E quando uno dice me lo porterò nella tomba, per me vuol dire che muore, cioè, quindi per me ora Tommy muore, sappiate, targato. Ah, oh no, questa era la musica del trailer. Hello. Ellie? Cosa incredibile che qui siamo poco dopo l'uno proprio. Quando so che c'è il time jump. Il punto è quando. Wow. Non avrei mai detto di rincontrare questo Joel e questa Ellie. Jesus. This gave me a heart attack. I tried knocking, but... Hey. Hey. What's up, Joel? Just checking in. Folks are... You know, talking about how impressed they are with you and... How well you're helping out. It's good. Yeah. Tommy and I went out riding the other day and he he told me a joke and I thought about you. It's oh shoot, no, I forgot it. Poveretto. Something about a clock. How do you Joel, it's pretty late and I gotta get up in a few hours. Yeah, I know. I'm gonna get out of your hair. Just. I wanna show you something. Just give me one second. Dopo tanto tempo ha paura di parlare con lei adesso. What's this? È in imbarazzo. Some folks call this thing here a guitar. Funny. You want to hear something? Okay. Okay. Promise me that you won't laugh. I won't laugh. I won't. Trust in you. Cosa? Cosa? Un minigioco? Scorri... Cos'è il touchpad? Seriously? Non posso sbagliare? Beh, non mi è sembrato così male. Selezioni gli accordi evidenziati per suonarli. Adoro come l'effetto sonoro. Questo qui sembra una sorta, è tipo un violoncello. È calante. Cioè non calante, però. Thank you.
No, volevo fare sbagliato adesso. Se il gioco mi dà l'opzione. I surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts, I've no need for anymore. As I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. There you go. Well, that didn't suck. I'll take what I can get. She's yours. No. I don't know the first thing about this. I promised that I'd teach you how to play. È vero, l'ha fatto nel primo gioco. You did. Vedi, sull'autostrada. So what do you say, tomorrow night, first lesson? Yes. Deal. Però voglio giocare come Ellie, che fa tutte le lezioni adesso. Okay. E lo faccio imbestialire tutto il tempo. C'è ancora okay. L'orologio rotto. C'è ancora l'orologio rotto. Do you remember the joke? What is the downside to eating a clock? It's time consuming. That's so dumb. Yeah. 30 volte meglio di quelle che raccontavi te, eh? Good night, kiddo. Quindi 18 anni. Fuck. Di età. Hey. Morning. Sorry, I totally overslept. Just give me a minute and I'll get dressed. I heard you had quite a night after I left. She kissed me. It was just Dina being Dina. She didn't mean anything by it. I was talking about your fight with Seth. Wait. You kissed Dina? Oh. I thought this We're broken up 1 week and you make a move on my girl? No. She was probably just trying to make you jealous. I would never. Oh, fuck, this is awkward. I'm messing with you, man. I don't care. Get dressed. You're the worst. It's kind of fucked up you did that. Get your stuff together, we're already late. Smells fine. Beh, adesso. Eccola qui. Terrorizzata più che mai. Gente, sto muovendo un personaggio. E non un cavallo. I cavalli non sono persone. I cavalli sono. So tired.
Si sente che è invecchiata, eh? La doppiatrice, che si chiama Ashley. What? Una PlayStation 3? Così, subito, istericone, incredibile, schiaffatoni? Con Jack Dexter, così, schiaffatoni? Con un DVD aperto? E svariate cose, Accursed Grave. Non riesco a leggere bene gli altri, sinceramente. Ok, sì, è la stessa chitarra. Per un attimo pensavo fosse blu. Ho detto, cosa? Ah, ma c'è la neve. Coniglio. Immagino non sia tutto a caso. Attenzione! Una foto del cavallo infettatissima, mi dicono. Scusatemi. Sì. Il trailer delle tre. Quindi è già successo. Questo è pazzesco. Cioè, allora si fanno un trailer storia, che è un cortometraggio prequel al gioco stesso. Pazzesco. Ho sentito una goccia dell'acqua cadere a destra, non so voi. Beh, ovviamente gli specchi qua sono perfetti. Quel sguardo cattivissimo. E va bene, non devo prendere niente qua, vero? Comunque non so quante volte faremo visita a questa stanza, visto che teoricamente è casa sua. Cioè, potremmo fare visita più volte, forse. Dipende dalla trama, immagino. Cioè, nonostante c'è già questa stanza, ha una quantità di dettagli che mi fa abbastanza paura. I fumetti che dovevo aver raccolto la scorsa volta. Ma che ho raccolto tipo in ordine sparso, strano. Bene. Non so se sono gli stessi. Cioè, se fossero bravi lo avrebbero fatto. Sì, però ha detto che dovevo vestirmi. Questi sono vestiti. Niente, non le piacciono sti vestiti. Qua ci sono dei vestiti di tuo interesse? Questa giacca? Sure. Non è un gioco di The Last of Us se non c'ha lo zaino. Hey, is Joel up? We got reports of infected out north. We need to send him and Tommy out early to scout. That sucks. Yep. Can't imagine they got much sleep. Definitely not as much as you. Shut up. I was just about to get up. I was. You got everything? Yes. No, no. Si comincia a esplorare. Vabbè, non è che qua abbiano magari... Ma sì, in realtà è il momento perfetto per nascondere collezionabili. Wow. Heads up, you're the talk of the town this morning. What? Let me see if I got this right. You kissed Dina. She kissed me. Which triggered Seth to call you a not-so-nice word. Yep. Then Joel decked him. More of a push. And then you got mad at Joel. That part confused me. It was a strange night, man. Sounds exciting. Sorry I missed it. Però lui c'era nel corto. Però sì, non c'era durante la rissa probabilmente. Salve tizio con una pelle tipo monopixel. No, non è vero, però lui è rimasto nella versione PlayStation 3. Lei già un po' meglio. Come è appoggiato.
Ok. Ho visto che esiste un coso della GDC, una conferenza della GDC dedicata sulle impronte, se non ricordo male. Prima o poi dovrò guardarlo. Mi sono guardato quello del Mili, che infatti è giustamente fenomenale. Ma quindi qua la cittadina con la serra. Cioè vediamo. Appunto, di nuovo, come è giusto che sia. Inizio del gioco, status quo, quotidianità di Ellie, ci stanno per presentare la sua vita quotidiana, il mondo che la circonda, tutto ciò che è la normalità. Per noi è novità. Be safe out there. We always are. Aspetta, questo qua è tipo già lo stesso tizio di prima. E lei forse ha la stessa faccia, ma è senza il cappellino. What? Naughty Dog? What? Maria wants a word with you. Where is she? The diner. Is this about Seth? No clue. Just tell her you never saw me. Nope. Where's your fucking loyalty? Excuse me? Ok, mi sta seguendo. Voglio vedere dove va lui. I can't find it. You want me to pull another one from storage? Not yet. Ehi, c'è un dialogo tra i due. What? Potentissimo. Un serpente! Però non fa niente con questa scatola lui. Va bene. E quindi Joe e Natalie hanno litigato. E non... E non ho più parlato poi dal litigio di ieri sera, insomma. Sai, adesso sei svegliata. Ok. Oh, she had a great time. Hey, Jesse. Hey. She was adorable. Non mi salutate? I had to carry her out of there. Couldn't stop talking about it this morning. I remember when mine was like that. Enjoy it. When they're teenagers, it's a whole different ball game. That's what I hear. Ecco, però nell'uno i dialoghi di queste persone secondarie venivano scritte a sottotitolo, perché nel due no? Hey. Cioè, ho capito, però. Ehi, ehi. Chi sei tu? Non mi fido, lei è la villain, chiaramente, del gioco. Ok. Maria era la moglie di Tommy. Meno male che ho quasi rimontato tutto della Last of Us 1 prima di cominciare il 2, perché almeno ho avuto una doppia rinfrescata. Scusa. I think it's good to have bears around. They probably do as much to keep the infected in check as we do. Or they become food for the infected. Depends on the infected. Depends on the bear. Jesse ci sta guardando malissimo. Si chiama Jesse, no? Jesse con la E. Dai, che questo è un collezionabile. E niente. Arrivo. Scusami, amica care barca. Si strascica. Hey, so we're okay, right? You and me? Yeah, of course. Dina and I are done. I know. It's just, I don't want you to think. Ellie, we're cool. Promise. Thanks. Visto questa la vostra Dina, di cui avevo... e ho tuttora mille teorie al riguardo. Dopo aver visto quel trailer, dopo che la conosciamo, tanto la conosceremo, qualcosa mi dice anche presto. Shock, va lui! Peggior colazione di sempre. What? Hey, old timer. Yeah, get a good scratch. Pensa a te.
Adesso lo seguiamo. Hey, Ellie. Hey. Hey. Jesse ha fatto hey Ellie, poi un'altra hey, hey, oh, hey. Però Jesse non ha risposto. Questo è Santolla? Cioè non ci assomiglia, però adoro che posso mirare anche se non ho un'arma. Comunque lo so che molti di voi saranno scioccati, ma per godermi la visione bella nitida di tutto ho tolto al 100% la grana pellicola. Essendo ve ne siete accorti fino ad ora, vuol dire che per voi non cambia un bel belino di niente. Mentre a me sì. Oh no, le fireflies! Le fireflies! Oh no! Oh no! Con quel sguardo, è allucinato il ragazzino. Beh, comunque si sta meglio qui che oggi da noi, almeno in questo mondo ipotetico c'è la neve. Vabbè, è vero che stiamo parlando dell'America, eh. L'America è molto più usuale. Sì, sì, ho visto che sei... Però scusate, mi sento scemo. Quindi questa è la città delle luci? Cioè nel senso Tommy non stava con le luci? No? Cioè stava con le luci ma poi si è messo con Maria? Giusto? Dio mio, io vi giuro, io sta cosa che è tipo la base più semplice, il concetto più banale, ma io sta cosa delle luci continuo a capirla poco. Cioè... chi sono le luci? Chi non sono le luci? Oh, hi. Hi there. Shit, here she comes. Si stavano riferendo a me. Here she comes. Oddio, ha dato il coltello bambino. Queste cose mi ricordano, non so cosa si scrive di Unity quando mi sono messo a fissare le persone. Facevano cose assurde. Il tizio della scatola, che è tanto... What? You finish it. Okay. Watch me. Oh, esce un coso. Poi dove lo lanciano, scusa? Lo lanciano in mezzo al tavolo, immagino. Cioè, avevi un secchio qui. Devi inventarti qualcosa. No, lì, così. Ah, però è diversa l'animazione. Perché prima lui si era avvicinato per vedere come faceva lei. Forse adesso si avvicina. Sì, si è avvicinato, però fa un'altra animazione ancora. E niente, è una cosa bella e una cosa brutta. Va bene. Però c'è come biasimarli, stanno facendo una città curata in un dettaglio pazzesco. Ok. Eggs, milk, bread. Fred Flintstone. The Winter Dance. Ma anche no, ragazzi. Tu cosa fai? Lucidi? E poi? Guarda che l'hai lucidata malissimo. La rilucidi. E non farà altro per il resto della sua vita. Sono più curioso di quello laggiù invece. Cos'è che fa? Sapete cosa mi sembra questa cittadina? Un presepe in movimento. È un enorme, virtuale, incredibile, super realistico, futuristico rispetto alla nascita di Gesù, presepe in movimento.
stai lì, lo guardi in giro, vedi le persone fare cose, hanno un ciclo di emozione e poi vai in loop. E tu stai lì per ore a fissarli. Mi fa super ridere sta cosa. Stang, stang, stang. Sì, però quello là, scusami, sta lì all'infinito, quello in fondo. L'abbiamo visto allontanarsi. Ok. E poi torna a fare le sue cosette lì, va bene. Direi che non c'è molto altro. Cosa buffa è che ho perso il senso dell'orientamento. Ah no, ok, ce n'è Santolla. Quindi Jesse era andato di là. Eccolo lì. Chi hai salutato? Chi hai salutato? Ah, infatti mi sembrava troppo isolata e chiusa questa porta. Quindi è dove bisognava andare. Jesse? Cosa? Calmati. Bravo, bravo, ce la puoi fare. Non cominciamo, eh. Wanna grab some breakfast? No. Where's Maria? In the back. Mi dà un vibe da Birdman, questo genere di, diciamo, transizione. Excuse me. Ellie! There you are, come here. Sì, che è lei. Seth's got something he wants to say to you. I don't want to hear what that bigot has to say. Do it for me. Please. Fine. Seth. Seth, come here. Ah, minchia, pensavo fosse un ragazzotto, hey. Seth. Look, last night I was drinking too much. Sure. I'm trying to say I'm sorry. Maria tells me that you and Dean are headed out. I made you some sandwiches. Okay. Their steak. Thank you, Seth. Yeah. Well, you be safe out there. Yep. Oh. Ha ucciso per molto meno. I appreciate that. What you got there? Bigot sandwiches. Smells good. They're yours. You sure? It's fine. Let me walk you out. Okay. Però per una volta, scusate, in italiano era più fantastico, se così possiamo dire. Baguette bigotte era 100% amazing. Cosa leggi, amico? No, come? Aspetta. Gli è andato attraverso il libro nella mano? What? Cioè, sì, sono parole. Cioè, tipo, è una scan di basso livello di qualcosa. Che però è illeggibile. Sembra quasi italiano. Ma cosa fa il libro? Guarda! Ogni tot il libro fa... Aspetta un attimo! Mi sa che le animazioni sono... Scusa, fammi controllare. La mano si abbassa, vedete? Poi torna su. E il libro si abbassa e torna su. Quindi hanno l'animazione pensata giusta, ma sincronizzata male. Cioè la mano si abbassa e il libro si abbassa. Sono tipo di un secondo spasate. Cioè, io sto giocando questo gioco mesi e mesi dopo. Potevano patcharlo una cosa del genere? Cioè, l'ho visto io. Non credo sia una cosa assurda da aggiustare. Sono due animazioni messe lì, sincronizzate male. Cioè, non è adoro queste animazioni di circostanza. Vabbè, questo bar è noiosissimo, sapete. Però questi qua che giocano a carte
in realtà stanno fissando una persona a mangiare tipo fagioli, cioè gli altri non stanno mangiando, stanno fissando una persona a mangiare fagioli, fantastico. Maria. When you go out, I want you to trade off with Tommy and Joel. Those boys have been out for far too long. Where do I meet them? If you go up to the Northwest Lookout, they're scheduled to arrive later today. But watch yourself. I mean, there's too many sightings of infected recently. Of course. Oh no. I was gonna check out the creek trails. I'll need someone else to cover it. Ellie, you know the creek trails? Not really. Dina's done it a bunch. I'll have the two of them take it. Well, that solves that. No, non ci credo. C'era uno scoiattolo qua, mi sono avvicinato. Ma che scemo, certo, ho spaventato senza guardarlo. E io che ero venuto qui. Oh gosh, Batman. Il mio primo loot. Sapete che non mi ricordo più i tasti. No. Non mi ricordo più i tasti. Aspetta, calmi. Kit medico, tieni premuto. Aspetta, hanno girato al contrario l'HUD. Oh no! Tina mi ha chiesto se andavo al ballo. Ecco appunto, vi ho detto che c'era il ballo. Dovete guardarvi il corto prima di guardare il prossimo episodio, quantomeno. E mi ha sfiorato il braccio. Ah, non illuderti, non fare l'idiota. Lei fa così con tutti. Non rovinare la vostra amicizia. Non rovinare la vostra amicizia. Non rovinare la vostra amicizia. Che nottata assurda, che paura, che sollievo e che ansia, devo dormirci su. Quindi scritto in giorni diversi. Mamma mia, quindi dovremmo aggiornare. Cos'è Life is Strange 2.0 sta roba? Oh no. Ok. Ma scusate, sta strada qui. Perché non mi fa più correre? Fammi correre. Non mi fa correre. E niente, lui pensa di essere ancora dentro una cutscene e quindi cammineremo piano. Eh sì, è nuova perché siamo dall'altro lato del camion. Qua c'è bread, milk, cose. Li posso guardare di qua. Dai, c'è un corridoietto segretissimo qui dietro. Ci sarà pur qualcosa. Visto, c'era tantissima roba. Ho sbloccato un platino da dietro. Zucche, cipollotti. Hatching Fall 2013, quindi comunque i poster rimangono quelli del 2013. Non hanno neanche preso la carta del poster per bruciarli, che ne so. Forse hanno effettivamente comunque le pellicole, le hanno ritrovate di questo film, visto che rimasero qui. Quindi forse da 4 anni, nel loro caso, no? 4 anni stanno guardando lo stesso film all'infinito. Che è Rufus. Oh no. La scuola con questi bambini pazzi. Che leggono lo stesso libro che leggeva l'altro tizio, tipo. Ellie, can I talk to you for a sec? Cos'è questo fumetto incredibile? Hanno cambiato l'icona, no? Preferivo quell'altra, preferivo quella dell'uno. Questo qua sembra... cioè rompe troppo l'atmosfera, è Roger Rabbit. Peggio scuola di sempre, comunque. Guardate, bambini, un muro di testo, vedete? Questo è come si impara a leggere. Dovete fissare un muro di testo. Illeggibile. Guardate quante immagini suave non ci sono qui. Guardate, guardate. Guarda questo punto del muro di testo. Bene. Io sto sentendo delle urla incredibili, comunque, non vorrei dire. Non so se ascoltarla. Look, I don't know what's going on with you and Joel.
Maria. Guy really cares about you. And I'm sure he didn't mean to. We're fine. Yeah? Yeah. Okay. Okay. Sorry to pry. Be safe. Thanks. Yo, Dina! Assignments! Just give me a minute! Ecco. We get your girlfriend to the stables, please. Picchialo. Hey, Dina. Anzi, picchia Dina. Can I talk to you? Hey, guys, I'm tapping out. Come on. For how long? Hey. Hey. I just want to say sorry for running off last night. Oh, it's okay. I totally get it. I felt bad. Why? Because I started the whole thing, and I shouldn't have kissed you in front of all of those people. And no, you were drunk. It's fine. Well, still, I don't want you to think. No, I'm not reading into it or anything. Just, you know what I love about you? How you let me finish my sentences. All right. Well, we should probably get going. Yeah. Ow! What the fuck? I'm not even playing! Because you're a chicken? You're a chicken! I hate this kid so much. You want to fuck him up? Yeah, I do. You asked for it! You better run, you little shit! Holy shit! Ritorno al futuro 2. Go, go! Ah, seriously? Ow! Damn! Okay. Armor my kid! Gotcha! We're on the board, suckers! Eat that! Oh, I'm coming for you, Tiny! Oh, you like that? Fuck yeah! I mean, frick, don't tell your mom! Oh, fuck it! I see you! Yes, I have the high ground! Bye! Dang it! No! Eat snow, you little shit! We're winning! In your face! Accovacciati, vi sta insegnando tutto con una scazzottata. Che ovviamente. È geniale sta cosa. Eat snow! Perché appunto. Your parents don't love you! Come vi dico sempre, bisogna insegnare le cose in un ambiente sicuro, no? Dalle un pugno! I know where you live, Alec. Oh, what a shot. Come on. No fair. Eat it, shrimps. Hey. How's it feel? No. Get her. Help me. You'll never get away with this. Comunque stiamo giocando in difficile, ve lo sto dicendo. Fino deciso di mantenere la tradizione. No, no, lasciatela lì. Ciao. Dicevo, è spettacolare questa cosa perché integra narrazione con il momento di sicurezza, con l'insegnamento di un sacco di cose, l'arrampicata, abbassarsi, ma soprattutto mirare e sparare. Aspetta, c'era un'animazione. Se invece sono attaccato. C'è un'azione che comincia prima, se salgo prima forse. Non lo so. Salto! Get off of her, you monsters! Alright, alright, we actually have some work to do. Scram. Man. I guess I asked for that, huh? Yep. Let's go. Prendi subito una palla di neve e colpiscila. No, non posso più. Dovevo approfittarne prima. Non so perché non ci avevo pensato. So, Jesse wants us to do the creek trails. He's gonna relieve Joel and Tommy. Oh, that's nice he assigned us together. You're gonna like this route. Questi monti in lontananza sono così spettacolari. Morning, girls. Morning. Ovviamente Ellie non dice una ceppa di niente. Scusa. Ok, scusa tu. Hey ladies, I'll bring them in. Thank you. Mi porta dentro i cavalli?
Tu sei chiaramente una donna più unica che rara. Non ho mai visto la tua faccia, la tua giacca. Non ho mai visto. Smettila. Ce la puoi fare. Adoro queste cose. C'è uno, c'è il loop di animazione nel quale il suo scopo è quello di, immagino avendo quel cacciavite lì, togliere, da come sta cercando di fare forza, di togliere il ferro, no? Di cavallo. Però visto che deve essere un loop, non ce la farà mai. Quindi noi potremmo lasciare qua il controller a stare 6 ore con la console accesa e lui è lì che se ne sta tutto il tempo a fare sta cosa. È l'Older General Kenobi. You are a bold one. Dai, non può esserci un... può non esserci un dannato collezionabile. Tu sei un collezionabile. That's a good girl. Look who's here. Thanks. Uomo. Poveraccio. Come on. Sai che schifo chiamarsi uomo. Hey, Shimmer. Ah, look who decided to join us. Yeah. One for you. C'è un sacco quel... Open it up! Settle down, children. All right. Il movimento di camera. You all know the drill. Run your routes, mark your logbooks, clear any infected you see. You run into anything you can't handle, you come back. Be smart about it. All right. Get going. Interessante come questo sia un, in realtà un dialogo di esposizione per noi, ma pensare che lui lo deve fare tipo ogni volta a ogni persona che esce da lì mi suona un po' strano. Guardate che spettacolo. Tommy e Joel sono in giro che aspettano il cambio di coso e loro se ne vanno in giro nelle varie baite, cioè avranno dei controlli e faranno avanti andare nelle baite. Io vi giuro che per un attimo ho pensato fosse Ellie. Ve lo giuro, ho capito solo dopo che pazzesco, l'illuminazione qui è qualcosa di assurdo. Non sapete quanto sono contento di aver attaccato alla TV, alla console. Chi sono questi? Hey. Donna. Uomo. Un altro che si chiama uomo. What were you dreaming about? Was I talking? You're doing your teeth grinding thing. Where have you been? Grab your gear. I want to show you something. What? Trust me. Ma questi sono sempre del gruppo di Jackson? Sono altre persone che fanno il giro? Come on. This way. Comunque... What?
l'ho realizzato dopo, gente. Stiamo controllando un altro personaggio così presto. Oh mamma. Scusa, ma il codino ha una fisica tutta sua che funziona? Sì. Guardalo, ha una fisica tutta sua che funziona. Non ci credo. Codino. Codino. Wow. Farsi giocare. It's cold. You sure you don't want to do this when the sun's out? And it's warmer? No. Can't wait. And you don't want to just tell me? You need to see it. Strascichi di neve, che ovviamente abbiamo fatto anche noi. Fatto un cerchio. Adesso salto in mezzo, Non ce l'ho fatta. Più o meno, però aspetta. Olè! Non ha funzionato per niente. Scusa, stavo giocando con la neve. Ha fatto cadere pezzi di neve. Ovviamente il tutorial continua. What are you doing wandering around out here by yourself? Been restless. You too. I feel like the farther south we go, the prettier it's gotten. You want to keep going? Just drive all the way to Mexico? I've thought about it. You can see Manny's hometown. Yeah, I don't see that living up to his stories. Yeah, no, probably not. What? Perché ci sono due strade? Ok. You did all this in the dark? Yes. Now come on. Comunque, cioè, nel senso, è incredibile che stiamo facendo il tutorial, la continuazione del tutorial, con un altro personaggio. Cioè, se noi non... Ok, sì. È chiaro, cioè, fisica sulla neve. Su dove? Cubotti di neve, va bene, però. Cioè, caccia via, porca miseria. Keep going like this. We're gonna be tired for today's trip. It's not that far. Is Mel okay? She seemed out of it these past few days. She'll be fine. You stop being weird, you're freaking me out. I'm not being weird. Come no? Certo che lo sei. Come dicevo, cioè, se stiamo facendo il tutorial con sta tizia, vuol dire che... Careful jumping over these. Dobbiamo abituarci anche all'idea di usare questa tizia. Quindi, già così, mega sorpresa. Sì, vabbè, però... Che niente. Si può saltare giù. Non mi fa saltare. E niente, a freddo. Are you breaking up with Mel? What? No. You wish. I've had my fill. Thank you. Cosa? You're gonna have to run to make it. If you can do it, I can do it. Anche qua. Il primo salto in corsa in sicurezza. Non hanno messo il vuoto o delle spine, per dire. Ouch. We can't all be as graceful as you. Clearly. What is that? Il Monte You'll be fatto. Fine. It's too high. Come on. Oddio, che sguardo allucinato. Ti fa davvero paura. Hey. Eyes on me. Abby. Stop looking down. Sì, mi sa di sì. Owen.
we have to go back this way? Okay. Consider it an opportunity to work on your fears. How about I work my foot up your ass? Abby, stop flirting. Abbiamo dei nomi. Abbiamo zio Owen e zia Beru. Cioè, volevo dire zio Owen e Abby. Is it? We made it. Holy shit. Ok. It's a fucking city. No, non sono parte di Jackson. Have you told anyone else? I wanted you to see it first. I saw an armed patrol go from town to an outpost over there. A few more outposts in between. They have electricity, guns. It's a lot of people. Oh no, aspetta. Sono tipo sono tipo razziatori. Abbiamo usato una razziatrice. Assuming he's in there, how do we get to him? We can corner one of the patrols and get confirmation, and then I don't know. Maybe find a way to lure him out. Yeah, okay. I'm sure they'll be happy to offer that information up. Well, then we make them. Do you hear yourself? Okay, what do you want to do? What is going on with you? Mel's pregnant. Oh. Okay. It's not just that, though. Should I say congrats? When everyone else sees this, they're gonna want to turn back. We can convince them, right? I fucking knew I couldn't count on you. Abby, I want what you want. But not at any cost. Hey. Don't! See you back at the lodge. Oh no. Sì, lo farò. Lo farò. Uff. Gente, come anche l'inizio, vede checkpoint adesso, come anche il primo video di The Last of Us 1 era corto, anche qui lo voglio corto. Anche perché voglio parlarvi subito, quindi concludiamo l'episodio con un chiacchiericcio. What? Allora, io gente non ci voglio né credere né cascare. Allora, qui mi sembra il triplo gioco. Cioè mi sembra così ovvio. Mi sembra così ovvio che si riferiscano a Joel. Cioè che dobbiamo cercare qualcuno. Pensi che sia lì? Vabbè, che... facciamo una trappola, andiamo fuori. Per di più, sì, il sottotitolo era lui, non mi ricordo se aveva specificato il sesso, quindi comunque sappiamo che è un uomo. C'è un uomo per lei. E... nel senso, è così palese, salta così tanto alla testa, alla mente, che è Joel. Non riesco quindi a pensare che davvero pensino a Joel. Cioè, capito? È così palese che non è Joel. Cioè, tutti quanti ci preoccupiamo che sia Joel, ma non è Joel. E considerato quello che ho detto all'inizio, può essere Tommy, anche perché Tommy ha fatto parte delle luci. A meno che questi non siano...
non possono essere, cioè, per 4 anni dopo, beh, certo, 4 anni dopo soldi che cercano vendetta lo trovano adesso. Possono essere parte delle luci che lui ha ucciso, cioè che hanno saputo di quello che ha fatto lì e vogliono vendicarsi. Però non so, mi fa strano, non ce l'ho neanche una medaglietta né niente. Ma poi lo stato del mondo di adesso, quella è, beh, niente, cioè, è uguale a prima, semplicemente 4 anni dopo, esattamente come 4 anni fa esisteva questa cittadina, ma Giove ha detto no, devo portare Ellie alle luci. E lei, non so, va in giro a... appunto, pensavo fossero razziatori per come ne parlavano, invece no, stanno letteralmente cercando una persona. Quindi il mio guess è Tommy, perché appunto Joy sembra così ridicolmente palese, quindi per me è Tommy. Perché appunto, cioè, appena ha detto mi porterò nella tomba a segreto, cioè schiatta categoricamente. Se facessero i coraggiosi sarebbe qualcun altro ancora, lo stesso Jesse, che mi presenti. Mi fa vedere nel trailer che esiste, mi fa questo tutorial con lui. Boh, non lo so. Non lo so. Purtroppo credo che la scelta... rumore strano. Purtroppo temo che la scelta più azzeccata sia Tommy. Perché è quel personaggio che non conosciamo fino in fondo, quindi non sappiamo che cosa può aver fatto. No? Con le luci e tutto. Li ha abbandonati, credo, 10 anni prima gli eventi. Ha abbandonato Marlene e Joel 10 anni prima gli eventi di The Last of Us 1, se non ricordo male. Quindi a metà tra la morte di Sarah nel prologo e gli eventi di The Last of Us 1, perché lì passano 20 anni. Quindi sì, può averne fatte di ogni con le luci. E magari qualcosa di specifico a sta qui, anche se sta qui, okay, che mi sembra giovane, cioè, penso sia più grande di Ellie, penso abbia più di 18 anni, però 18, 19, insomma, quello che ha. Però ciò nonostante, vabbè, se era una bambina e lui le ha ucciso la madre, beh sì, fa la differenza, 14 anni prima, magari lei ne ha, che ne so, 24, 25, se anche 30, 14 anni prima ne ha 15 di anni. E poi sì, appunto, potremmo vedere un Joel arrabbiatissimo. Di nuovo. Non vedo l'ora. Però peccato, povero Tommy, mi spiace, ciao, addio, sei mortissimo. Per me è mortissimo. Va bene, gente, io non so, con queste scioccanti rivelazioni andiamo avanti. Al prossimo video. Ciao.